14 maggio siamo con Edoardo De Blasio, uno dei candidati alle elezioni amministrative qui per il sindaco del Comune di Roma, e siamo qui al Circo Massimo. Edoardo De Blasio, io lascerei subito a lui la parola per presentarsi, spiegarci da quale partito è supportato, poi parleremo anche un pochino di quali sono i punti importanti del programma che vorrebbe affrontare. Buonasera a tutti quanti. Allora, sono Edoardo De Blasio, sono il candidato sindaco per la lista Liberiamo Roma creata dal Partito Liberale Italiano. Sono uno dei 18 candidati per la poltrona di sindaco di Roma e per cercare di effettivamente rilanciare questa azione amministrativa e di buona e sana politica, mi auguro, per il Comune di Roma e quindi per il Campidoglio. Allora, il partito, mi pare appunto, è il Partito Liberale che sta, diciamo, alla base di questa lista. Edoardo, io non saprei sinceramente come cominciare, perché le emergenze di Roma sono tante. Ovviamente tu avrai individuato qualche punto che penserai appunto di presentare come sindaco, che ti auguro comunque sia in consiglio comunale. Da dove partiresti, da dove cominceresti? Beh, il programma politico che abbiamo studiato per Roma è un programma politico in realtà definito su tre blocchi di idee e quindi di proposte. Le proposte sono prima di tutto quelle concrete, quelle che a memoria d'uomo, io sono 37 anni che vivo e sono romano e quindi risiedo qua a Roma, non ho mai visto attuare sul territorio capitolino. Un altro blocco di proposte, di provvedimenti, sono per quanto riguarda i diritti civili, e l'ultimo blocco, soltanto in ordine di proposte, ma non per questo meno importante, è l'abbassamento delle tasse per quanto riguarda l'amministrazione e quindi anche tutto quanto il buon vivere e il futuro dei cittadini di Roma. Edoardo, come pensi, diciamo, o meno, quale pensi siano state le pecche maggiori di questa consigliatura di Alemanno, che appunto va concludendosi? Ma io da romano, prima che da persona che si occupa di politica, mi sono reso conto di una cosa in questi 5 anni di amministrazione Alemanno, che effettivamente non mi sono reso conto di avere una città amministrata da un sindaco. Le cose più importanti, le cose che hanno sempre più interessato i romani, in realtà nessuno le ha affrontate anche in questi 5 anni. Non è soltanto il problema di Alemanno, anche prima abbiamo avuto anche altre persone che hanno rappresentato questa carica, e ripeto, secondo me almeno da 20 anni a questa parte non c'è stata una grossa qualità di amministrazione, per cui diciamo pecche trasversali. Alemanno è una persona che senza dubbio non lascerà e non ha lasciato in questi 5 anni l'impronta. Io da cittadino romano non mi ricorderò mai, probabilmente fra qualche anno, neanche come nome, di aver avuto un sindaco del genere. Io credo che se ci dovesse essere un sindaco qualificato, a prescindere dal fatto che possa essere io o meno, debba in realtà ripartire da zero, debba incominciare a essere una persona seria. In questa città è mancata la serietà delle persone. Adesso assistiamo al fenomeno dell'antipolitica, che sta tirando fuori altre persone poco preparate, a mio avviso. Io credo che si debba ripartire da quello che è il concetto di azione politica, attivismo, recupero dell'attività politica e della figura del politico in quanto tale, che poi che possa essere un politico che possa lavorare a livello amministrativo e quindi in questo caso in Campidoglio o a livello nazionale poco ci interessa, è soltanto quello che noi in realtà italiani, cittadini romani, ci interessa, è riappropriarci di quello che deve essere anche la buona politica. Fino a oggi, e quindi Alemanno, come dicevi te, è una persona che nella mia vita da romano è passata del tutto inosservata, e mi auguro che da domani, che possa essere io o qualcun altro, ci possa essere un ricordo fra 5 anni di qualcuno che effettivamente ha fatto qualcosa di buono per la nostra città e per i nostri concittadini.
Stiamo assistendo proprio in questi ultimi scampoli, diciamo, di campagna elettorale. Fra qualche settimana appunto ci saranno le elezioni, a dei lavori forsennati all'interno del centro storico, in particolare appunto nella zona limitrofa a Piazza Venezia, per il prolungamento di una linea tranviaria, che è quella dell'8. So che tu sei particolarmente sensibile un po' al tema anche del recupero del centro storico. Insomma, poi ci sta anche il tema molto importante, sempre in tema di centro storico, della metropolitana, che dovrebbe passare con dei lavori praticamente nei pressi del Colosseo. Insomma, su queste cose che sono in divenire, tu come, che posizione hai? Per quanto riguarda i lavori che stanno effettuando adesso per il prolungamento dell'8, è sicuramente un'azione più che a favore della città, è un'azione politica. Alemanno si è risvegliato negli ultimi mesi in campagna elettorale sconfessando tutto ciò che ha detto fino all'altro giorno e cose che aveva appoggiato, come per esempio la reintroduzione dell'IMU. La quota dei romani è stata la più alta in assoluto, e anche il discorso quindi anche del traffico. Va benissimo fare i lavori e magari prolungare l'8, che è sicuramente un'operazione su rotaia che ha portato migliorie al centro di Roma, perché poi logicamente bisogna in qualche maniera alleggerire il traffico, per cui o da una parte o dall'altra bisogna fare delle migliorie, e io sono un sostenitore del traffico su rotaia. Dall'altra parte però, appunto perché è un'espressione di campagna elettorale, la sta facendo adesso che è un periodo dove c'è ancora il lavoro, gli uffici aperti. Questi grossi lavori andrebbero fatti al centro di Roma, andrebbero fatti in pieno agosto, quando i romani non ci sono, e dai anche, diciamo, la possibilità ai romani di non subirne le conseguenze. Quindi questo è una, secondo me, anche una cattiva amministrazione. Per quanto riguarda il discorso di Roma e dei monumenti, è una cosa a me cara, perché è il mio settore di, diciamo, di competenza al di fuori della politica. Qua dobbiamo restituire Roma a quello che dovrebbe, in realtà dovrebbe essere a livello internazionale. Roma Museo del Mondo, Roma la capitale dell'arte del mondo, e quindi recuperare, restaurare quelli che sono i nostri beni architettonici e monumentali, quindi anche il discorso del Colosseo. E logicamente noi liberali di Liberiamo Roma abbiamo una proposta, diciamo, a costo zero, perché poi lo sappiamo benissimo, le risorse non ci sono. Il Campidoglio è in deficit di cassa perché la cattiva politica così ha prodotto un buco enorme. Restaurare il Museo di Roma a cielo aperto a costo zero vuol dire, in realtà, in maniera molto semplice, fare la stessa operazione che abbiamo fatto con Della Valle: trovare dei finanziatori esterni e, con scambio di pubblicità, di visibilità, diciamo di un minimo anche di tornaconto da parte degli imprenditori esteri o comunque anche esterni al Campidoglio, fare questo scambio merce, per cui mettere a posto i monumenti e rilanciare anche il turismo. Roma ha necessità di rilanciare il turismo, anche perché ha bisogno di integrare e di fare cassa, come dicevo prima, senza cercare poi di continuare a mettere le mani dentro le tasche di romani. Le tasse sono troppo alte. Adesso c'è stata questa operazione politica di Alemanno, no, che abbiamo visto su tutti i muri, 376.000 famiglie, il blocco dell'IMU. A parte che l'IMU è una tassa del tutto illiberale, che noi contestiamo da sempre, ma poi, insomma, non capisco per quale motivo allora dobbiamo anche discriminare. Cioè, soltanto 376.000 persone non dovranno pagare l'imposta sulla prima casa, invece gli altri sì? Beh, io sono per cercare poi di portare a casa i risultati anche un po' per tutti quanti, per cui la nostra proposta di Liberiamo Roma è quella di togliere l'IMU a tutti quanti i romani. Noi non facciamo discriminazioni, come non facciamo discriminazioni per il discorso di cui si parlava prima, dei diritti civili. Ecco, sì, questa cosa dei diritti civili è molto importante. Puoi specificare meglio, appunto, che intendi per diritti civili, che tipo di riforme proporresti? La prima cosa è passando per il discorso della sanità. La sanità romana, come la sanità, perché poi è riflesso dalla sanità nazionale, è in pessime condizioni. Spreco anche lì di denaro pubblico, poca qualità di assistenza, ma non per la poca qualità
di chi ci lavora, ma delle strutture stesse che sono fatiscenti, alcune invece vengono restaurate, inaugurate e non e mai aperte ma messe in funzione. Tanti degli ospedali romani, ne faccio un esempio, uno fra tutti importanti, sono stati chiusi perché mancanza di fondi, tipo il San Giacomo di Roma, che è uno scandalo di quelli impressionanti, perché gestiva una quantità di persone immensa nel centro storico, tant'è vero che durante l'attentato di qualche settimana fa di fronte a Monte Nicetorio io ho fatto anche un comunicato stampa che voleva essere non soltanto politico per la gravità di quello che era successo, ma anche pratico. La prima ambulanza è arrivata dopo 10 minuti. Queste sono delle cose che appunto derivano da una cattiva sanità, una cattiva gestione della sanità, che dobbiamo invece riportare avanti. Allora, che cosa abbiamo pensato? Logicamente, di quella di prima cosa, di amministrare bene i soldi delle casse comunali, dando anche un discorso di trasparenza a tutti i cittadini romani, ma dal punto di vista sanitario creare uno sportello che sia di fatto una commissione che possa prendere il nome del garante del malato. Bisogna assicurare un servizio di assistenza immediata e diretta al cittadino romano che è vittima appunto di lungaggini amministrative, di un servizio dove magari, per un discorso di posti e di qualità di spazi si arriva in ritardo, e ripeto anche per segnalare in realtà a 360 gradi tutto quello che sono i disservizi della sanità romana, perché il sindaco di Roma è il primo garante della sanità della città e quindi in quanto tale deve responsabilizzarsi. Io ho intenzione di responsabilizzarmi per stare accanto ai miei concittadini, quindi mi auguro, se dovessi essere eletto o se dovessi andare magari in consiglio comunale, di essere e dare una mano molto attiva sul territorio anche da questo punto di vista. Sempre per continuare sui diritti civili, ecco appunto, abbiamo altre problematiche qua a Roma. Per esempio, una cosa che vedo fin da quando sono piccolo e ho cercato anche adesso di portare anche in campo nazionale, quello che deve essere una buona lotta di libertà per scongiurare la schiavitù della prostituzione. Roma ha tantissime zone dove da decenni abitualmente, sappiamo tutti quanti, viene esercitato questa antica professione, ma il problema non è di chi lo fa per libera scelta. Il problema, e quello spetterà magari per un discorso nazionale, per magari fare come in Germania, che queste signore pagheranno le tasse e quindi si eviterà di dare alta pressione fiscale e tasse indecorose ai cittadini italiani, in questo caso anche i romani. Ma per quanto riguarda quella percentuale di donne che vengono ridotte in schiavitù, noi liberali siamo fisiologicamente contro queste azioni allucinanti di crudeltà e di criminalità organizzata, che portano queste persone a essere vittime di maltrattamenti, omicidi e quant'altro. Noi cercheremo di essere accanto anche a questo caso alla lotta e operativa lotta per la libertà di queste donne. Io cercherò di aumentare il presidio sui territori per cercare di dare un pochino più di presenza operativa e quindi di sfiancare la criminalità che continua a sfruttare queste persone. Altri discorsi, diciamo, che riguardano i diritti delle persone, in realtà ne potrei dire tante, però c'è un altro punto che ti vorrei raccontare, che è quello non soltanto che riguarda i diritti civili delle persone, ma anche i diritti degli animali. Forse sarà una cosa nuova detta da una persona che vuole fare una proposta politica anche per una città, però da animalista considero gli animali come, diciamo, un prolungamento della famiglia. Anche gli animali hanno diritto di avere una loro qualità di vita importante, perché sono importanti per noi non soltanto quando sono a casa con noi, ma anche quando sono all'interno di un canile municipale, quando vengono raccolti, quando vengono curati, e quindi cercare di migliorare l'assistenza nei canili municipali e quindi del Campidoglio, gestire il Campidoglio, e anche un pronto intervento di un'ambulanza H24 che possa andare incontro a tutte le esigenze, magari, che ne so, di un incidente stradale, di un animale e quant'altro. Cioè, il programma in sintesi che abbiamo fatto per Roma
per questa campagna elettorale, se avesse un buon eco. Io ti ringrazio ancora di essere intervistato, perché ormai voi di Liberi TV vi considero prima degli amici che un canale televisivo web, è quello di portare, come abbiamo cercato di fare, un programma politico a 360 gradi, creato, mi auguro, da persone oneste, di persone che hanno voglia di restituire alla città una buona scena politica. Noi ci siamo, speriamo che qualcuno ci voglia dare questa chance di cercare di dare un'alternanza alla vecchia e cattiva politica del bipolarismo che ha distrutto il paese, e a quello che poi deve essere anche la nostra azione politica di contrasto per quello che può essere questo nuovismo che ha soltanto nuove etichette e poi nella sostanza, non avendo attivismo politico, come si diceva prima, alle spalle, deve ancora imparare, nonostante poi magari possa essere eletto, e l'abbiamo visto anche in Parlamento. Edoardo, in chiusura, sai indicarci dove possiamo informarci sul web, sulle tue iniziative, sui tuoi programmi, per questa e anche altre tue occasioni di presenza nella politica? Sì, ti ringrazio di questa domanda. Per quanto riguarda la campagna su Roma, vi invito ancora, per chi non l'avesse visto, di andare a visitare il nostro sito ufficiale, che è liberiamoroma.org, o sul sito ufficiale del Partito Liberale Italiano, dove è riportato per intero tutto il programma, tutto l'elenco dei candidati e quant'altro. E questo è soltanto un inizio per Roma, dove noi insieme, diciamo, il team, il gruppo che ha fatto questa bellissima campagna elettorale insieme a me, che mi ha anche sopportato, io li ringrazio pubblicamente tutti quanti, e speriamo di portare avanti non soltanto in Capitolio questo gruppo di persone, ma di portare avanti questa azione politica di noi liberali e di libertà per il Paese, partendo da Roma e continuando in futuro. Edoardo, prima in chiusura, un ultimo appello all'elettorato. L'appello deve essere quello, appunto, di avere una presa di coscienza. Questa volta Roma può essere liberata dalla cattiva politica, può guardare avanti, può andare oltre da quelle che sono le false promesse dei classici politici e da una cattiva politica, come dicevo appunto prima, che ha fallito. Ormai siamo di fronte a un'implosione della Seconda Repubblica, stiamo andando verso, mi auguro, una Terza Repubblica di qualità. Roma appunto può essere un rilancio della buona politica, e quindi il mio appello a tutti i romani è: liberiamo Roma insieme.